Un salutissimo agli amici di Mythicosnake. Allora ragazzi, tranquilli che non vi lascio senza video, anche se sono in vacanza, quindi mi ritrovo nella mia casa giù a Napoli, ma tranquilli che video ci sarà. E in questo video parleremo di applicazioni, visto che è un po' che non parlo di applicazioni, e le applicazioni di questo video vanno a trattare un po' la produttività, un po' la modifica dei video e la personalizzazione del nostro dispositivo, e ne sono ben tre, una diversa dall'altra. Quindi senza perdere tempo iniziamo subito dopo la sigla. Ragazzi, rieccoci qua. Come prima applicazione di cui voglio parlarvi è Zedge. Sicuramente alcuni di voi già la conosceranno. Zedge innanzitutto è disponibile sia per Android sia per iOS ed è quell'applicazione che ci consente di andare a personalizzare il nostro dispositivo attraverso degli sfondi, sia per la schermata principale, schermata di blocco, scaricare suonerie ed impostandole come primarie, scaricare tutti quei piccoli suoni di notifica per andare a personalizzare suoni di notifica, WhatsApp, Telegram, i messaggi e tanto altro ancora. L'applicazione non è solo questo, ma l'applicazione ci mette anche a disposizione un piano tariffario. Un piano tariffario che non è nemmeno tanto costoso e possiamo pagare anche al di sotto dei 5 euro annuali. Quindi un piano tariffario che non solo va a rimuovere tutte le pubblicità presenti nelle applicazioni, ma ci dà la possibilità di usufruire di tutti quei contenuti premium che Zedge ci mette a disposizione. La seconda applicazione di cui voglio parlarvi è l'applicazione che tratta la modifica dei video, soprattutto dal nostro smartphone, ed è un'applicazione utilizzata molto dai migliori TikToker e ultimamente viene utilizzata anche per modificare quei video su Instagram Reel. E l'applicazione in questione si chiama VivaCut, un'applicazione disponibile sia per Android sia per iOS. Quindi una volta che l'avete scaricata, qui potete sbizzarrirvi a modificare i video direttamente dal nostro smartphone. Quindi una volta che abbiamo scelto il video, lo andiamo a modificare, abbiamo a disposizione tutti quegli effetti, transizioni, inserimento testi, tagliare parti indesiderate per poi andare ad esportarlo per la pubblicazione. E proprio parlando di esportazione del video, qui nel momento in cui noi andremo ad esportarlo abbiamo a disposizione una lista di tutti quei formati in cui noi vogliamo esportarlo, partendo dal 480p a finire al 4k. Quindi ragazzi, beh, questa applicazione devo dire che è veramente comoda se volete personalizzare i vostri video, modificare i vostri video direttamente dallo smartphone per poi pubblicarli sulle piattaforme come TikTok e Instagram Reel. Un'altra applicazione di cui voglio parlarvi è un'applicazione che tratta la produttività e devo dire che io la utilizzo veramente molto, e parliamo di PDF24. Non è una vera e propria applicazione, ma è un servizio online. Un servizio online che ci consente di modificare tutti i nostri documenti PDF e ci consente di aggiungere e rimuovere pagine, aggiungere testi, dividere le pagine oppure unire più documenti PDF in uno. Ma non solo questo, perché mette a disposizione anche un tool al momento solo per Android, là dove possiamo fare tutto ciò direttamente dal nostro smartphone. E attenzione attenzione, PDF24 non finisce qui, ma abbiamo a disposizione anche l'applicazione per computer, ovvero l'applicativo che possiamo installare sul nostro computer per poterlo utilizzare proprio come se fossimo su di un'applicazione oppure direttamente sul servizio online. Abbiamo le stesse medesime funzioni, quindi modifica dei PDF, tagliare PDF, aggiungere testo, unire o dividere file PDF. Quindi devo dire che è un tool molto molto completo e io lo utilizzo veramente moltissimo, perché mi consente di modificare PDF per poi salvarli, soprattutto nel lavoro che seguo. Quindi ragazzi,
vi ho parlato di queste tre applicazioni, se le volete provare qua in basso in descrizione, sia per quanto riguarda Bivacat sia per quanto riguarda Zedge, i link di download li trovate qua in basso in descrizione. Mentre invece per quanto riguarda PDF24 vi lascio il link al sito ufficiale, e dal sito ufficiale potete scaricare sia l'applicazione per Android e sia l'applicativo da installare sul vostro computer. Quindi ragazzi, bizzarritevi, quindi aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollicione in su, e soprattutto ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché mi aiutate molto, e oltre all'iscrizione condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale, e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche che vi consente di essere aggiornati ogni qualvolta che esce un mio nuovo video. Ma non solo, mi trovate anche su Instagram, @mythicosnake, ma ve lo ricordo anche l'animazione qua in basso come sempre, e tutti i link alle mie reti sociali le trovate sempre qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui domenica prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi e buone vacanze a tutti.